quando escono le notizie degli ambasciatori, già sapete, ci vediamo tra pochissimo. A casa però, perché sto tornando a casa. E giustamente quando magari sono libero da lavoro posso tornare un po' prima a casa e riportarvi prima le notizie. Pacco da ritirare ai tabacchi. Corro a casa subito. Devo dire che hanno sempre un tempismo perfetto per quanto riguarda le notizie, però non è una notizia che riguarda il Level 5 Vision 2023 versione 2, quanto invece quello che dovrebbe succedere dopo. Andiamo a vedere un poco i post di TV Pegachan, che è, come sempre, il nostro ambasciatore fidato, si può dire. Andiamo a vedere. Il primo post che ha pubblicato riguarda un incontro degli ambasciatori che si terrà a partire dalle 20 ore giapponesi, quindi le nostre 12 italiane, del 1° dicembre. Questa volta all'incontro parteciperà appunto anche il presidente Akihiro Ino. Si tratterà di un incontro per chiacchierare principalmente dei contenuti del Level 5 Vision del 29. Quindi lo scopo principale della riunione non è appunto condividere le informazioni più recenti, quanto invece recensirle o comunque parlarne, discuterne e almeno riportare delle domande per quanto riguarda i giochi in sé o comunque i titoli in sé oppure le storie in sé. Penso che ci sarà più tempo per parlare tra gli ambasciatori rispetto alle riunioni regolari. Infatti le altre riunioni erano semplicemente delle riunioni di rivelazione riguardo informazioni, riguardo i titoli di Victory Road, The Capolis, Layton, Fantasy Life e Megaton Musashi. Penso che questo sarà un episodio prezioso in cui potremmo trasmettere le opinioni dei nostri fan. L'orario di fine è previsto per le 9:30, quindi le nostre 1:30 italiane di pomeriggio. Se abbiamo qualche informazione che possiamo fornirvi, ve lo faremo sapere dopo l'incontro. Cerchiamo le opinioni di tutti dopo la conclusione del Level 5 Vision il 29. Quindi i nostri cari amici ambasciatori, diciamo che riporteranno comunque le nostre domande. E come lo faranno? Ci sarà, penso, un incontro, comunque una live il 30 novembre, dove appunto si cercheranno le domande e le opinioni dei fan che vorremmo noi condividere appunto con Level 5 e con Akihiro Ino. E tra queste, diciamo, c'è un argomento che comunque fisso Pegachan vorrà parlare, che sarà appunto, e catalogata forse a quanto pare da quanto parla Pegachan, di una possibile data globale comunque di rilascio della versione di prova, quindi della demo di Victory Road, magari globale. Cercherà di parlarne con Akihiro Ino o comunque con chi di dovere e noi speriamo appunto due notizie abbastanza importanti e sì, dobbiamo solo aspettare. Comunque io vi ricordo che se volete notizie in tempo reale, vi consiglio di visitare o comunque andarci a seguire sul nostro canale Telegram dei Ryusei Boys, ok? Il nostro canale Telegram è sempre aggiornato con nuove notizie o comunque reportazioni, reporters o comunque vabbè, quello che è. Riguardo ambasciatori, notizie nuove su Victory Road, notizie nuove magari sui titoli di Level 5, vi avviso, vi consiglio proprio caldamente di unirvi al nostro canale Telegram. Se volete le notizie in tempo reale, invece di aspettare i video che magari escono mezz'ora oppure un'ora dopo. Io vi do appuntamento alla prossima, vi do appuntamento sicuramente per il 29 novembre alle ore 12:30 per la live dedicata alla reaction del Level 5 Vision 2023 versione 2. Dove ci aspettano nuove notizie su Victory Road. Io vi aspetto lì. Ciao a tutti.